Dottor Falcone, giuri ripetendo la formula di rito. Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e al suo capo. Questo fuoco mi ha visto bruciare. Sogno pronto a diventare cinere. Io lo avverto, signor giudice. Non dimentichi che il conto che lei ha aperto con Cosa Nostra si potrà chiudere in un modo solo. Falcone è stato il migliore di tutti noi. E io ascrivo al mio esaltante e irripetibile privilegio quello di aver lavorato insieme nel momento in cui le strade di Palermo erano lastricate di morti. Vincenzo, questo ha deciso di parlare, di votare il sacco. Intanto mi ferme Falcone. Me lo deve caricare di processetti. Ma perché non reagisci? Prima la bomba alla Daura che ti saresti messo da solo. Poi le menzogne del corvo. E adesso questa storia che tu avresti mollato il terzo livello per essere eletto. Dottore, che c'è? Che dici, c'è stato un attentato? Paolo, Capornetto vuol fare un pulo antimafia, come fecero andare? Sì, Caselli, Calogio. Durante il terrorismo. Per l'attentato al generale dalla Chiesa sono stati usati due Kalashnikov. Insomma, ci siamo. Diritti di divorzi erano uguali, stessi mandanti. Buscetta, non mi piace come fa. Perché le dice, non dice, parla, non parla. Li conosce i nomi di questi politici? Li conosce, sì o no? E allora li dica. A nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia. Rivolgendomi agli uomini della mafia, io vi perdono se avete il coraggio di cambiare. Buongiorno, mamma.